Salute a voi. Correva l'anno 1956, quando, in una soleggiata domenica dell'ultimo di giugno, nasceva a Pisa un personaggio che entrerà nel gioco. Questa potrebbe essere l'inizio della mia storia. Guarda che stiamo su! Forza, sotto me! Sotto me! Ciao Puccia! Bellissimo Puccia! Grazie! Grande! Hai vinto il gioco! Hai vinto il gioco! Grande! Grande! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anni fa ho avuto la fortuna di conoscere Ivo Pucciarelli. Io ero un ragazzino che abitava qui a Pisa, e era un collega di mio padre, lui. Inizialmente appunto mi aveva fatto questa proposta di entrare a fare queste sfilate, che a quel tempo ancora il gioco vero e proprio non era ancora ripreso. Così, fermi! Vai Ettore, entraci! Dai Luca! Dai Massi, dai Buccellato, vai Matteo, ancora Avvocato, vai Smaila, vai Ferdi, restano ancora, restano bene, eccoli, bravi! Tieni ora, così ora, tieni ora! Io mi allenavo. Una cosa molto importante secondo me è anche il lavoro che sta facendo Fabio Rossitto, che sta cercando di pubblicizzare questo gioco al di fuori dei confini di Pisa. Sta cercando di rendere a conoscenza quello che è il mondo dello sport, un qualcosa che fino ad oggi non era mai stato preso in considerazione. Quindi faccio un augurio che continui così. È un incoraggiamento, perché comunque una volta si dica cos'è il gioco di ponte non solo a Pisa ma in tutta Italia e possibilmente in tutto il mondo. Aumentiamo la pressione, aumenta la pressione. Ciao, sono Marco Falugi, capitano dei Delfini. Siamo qui stasera con l'amico Fabio per riprendere un attimo gli allenamenti, vediamo un attimo di accontentarlo in questo filmato, in questo documentario, di migliorarlo a differenza dell'anno scorso. Che dire dei Delfini? Ho fatto il capitano per il primo anno l'anno scorso, nel 2012, con un nuovo gruppo. Sono partito da zero, sono stato chiamato dall'ex magistrato dei Delfini, per l'appunto Luca Ravagni, il quale mi dette l'incarico di capitano. Mi sta scoppiando una veglia, forse la prima mi devo alzare, basta. Ma fa entra di più. Dai, ancora, entra, è quasi finito, entra di più, a calla, avete messo, su, a calla, dai, scoppio.
discorso non vale qualora ci fosse una scelta. Dai. Spisa, pugnali in vita, vincennata! E Pirizza Dottore in qui! Ura! E Pirizza! E Pirizza! San Marco e Dragoni, Dragoni e San Marco si pigliano il San Martino in Battaccini, 4-2 si va. Dai Periche, Periche, vai forza! Diciamo che abbiamo fatto parte di un gruppo l'anno scorso, come lui già come consigliere militare, io come collaboratore giunto un po' negli ultimi momenti. Abbiamo fatto parte, siamo stati sottoposti al battesimo di fuoco già l'anno scorso nella vittoriosa edizione 2012. Cosa cambierà nel gioco? Nel gioco bisogna tutelare possibilmente. Bisogna tutelare i combattenti, che sono la parte vitale del gioco del ponte. Questi fanno sacrifici con le famiglie, con il lavoro, perché noi ci alleniamo come tutti nel gioco, dopo aver lavorato una giornata, quindi ci troviamo verso le 9. Quindi è un grosso sacrificio e il combattente non viene mai messo in evidenza, invece è la parte più importante di questo gioco. Uno, dai, ancora, dai, posizione, 1-2, su, dai che ora si attacca, che si prova, dai, viene sotto, ancora, fermi lì, dai, si prova, dai, attenzione, guarda me, Salvatore, dai Donato, ancora, dai, 1-2, su, dai ancora la pistola fino a un fondo, dai, aumenta, ancora, dai. Nel 2012, durante il gioco del ponte, alla squadra dei Dragoni, da me capitanata, è dovuta salire sul ponte con la squadra del San Michele. Naturalmente l'abbiamo incontrata l'anno precedente. Perché no, quando c'è San Michele mi agito, capito? No? Grande combattimento, grande squadra. Non potevamo. Non è contento. Non avuti di fascia. Non gli andiamo la soddisfazione di mandarci nell'atto. Io non lo voglio il contentino. Bravi ragazzi. Volta. Siamo due grandi squadre, ragazzi. Senz'altro. Questo è il gioco del ponte, non quello che fanno di là. Bravi ragazzi. Bravi. Non esagerato, ma quando si deve fa, si fa. Quel momento lì, quando va fatto, e va fatto. E va rincalzato. Basta, non c'è problema, tanto noi altre cose non se le fa, si fa questi giovedì, quindi se si fa c'è come problema. Sì, allora cosa si fa? Cosa, come state il comando? Cosa dicevo voi ragazzi? Anche voi, tranquilli, no. Ora è troppo facile, ora è troppo facile. Decidete voi, ragazzi. Decidete, capito? Decidete voi. San Martino, almeno rimane per 3 forti. Io sono appunto la parte nuova, la parte che mi auguro di essere in grado di portare avanti quello che ho imparato da loro. Quando i Dragoni potevano morire, erano vicini a morire, invece grazie a pochi sono riusciti a rifare quella che è la forza di una squadra. Come ha detto prima il capitano, la forza della squadra è una famiglia. Cercare l'unione, cercare il divertimento, cercare il sacrificio di venire all'allenamento
e della disponibilità mentale nell'aiutare nello sforzo il compagno di tubo, nonché il compagno di tutto il carriello. Questa è l'unica maniera per vincere. Non è solo la forza, è l'unione, è il gruppo, è l'essere una famiglia. Adesso, forza, dai, dai ancora, dai, dai ancora, 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 dai, oh, dai, 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 attacco, andiamo in attacco, siamo vicini, dai, io. Dai, ancora, ancora, forza, massima pressione, forza, ecco, eccoli, 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 ora, ora, Antonio, mettiti a posto, Riccardo, entra, entra, Riccardo, Checco, Davide, entra, entra, eccolo, vai, sapesse, sono Nello Pellinacci, capitano del Calci dal 1998. Ho avuto una bella esperienza qui a Calci perché mi trovo bene, sono in casa, c'ho un gruppo di ragazzi meravigliosi che mi seguono. Come tutte le cose c'è quello buono e quello meno, quello più volonteroso e quello un po' meno, però si sa. Quando te hai a che fare con 25, 26, 27 persone, non puoi avere tutte e 27 le teste uguali. Entra, 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 forza, sono scoppiati là, entra, 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 manca un pezzettino, entra, entra, forza. Ho iniziato nel San Marco perché a quel tempo il luogotenente aveva deciso che ci doveva essere un avvicendamento in questo ruolo perché Edo, il grande Edo Lupi, aveva dato tantissimo per questo ambiente, aveva dato tanto. Forse era arrivato il tempo di un cambiamento per questo ambiente e il luogotenente decise di fare questo cambiamento. Beh, posso dire che mi chiamo Edo Lupi, ma tanto... Se i buon pisani lo sanno che sono stato il capitano di Giorgio dei Ponti. Come ci sono entrato? Beh, facevo allenatore della barca del Saraniere, della Rossa di San Martino. È giusto ricordare la sconfitta degli anni passati, perché è dalle sconfitte che cerchiamo di costruire il futuro, ma costruirlo più solido. Ecco perché i ragazzi quest'anno si sono impegnati, hanno vinto il Gioco del Mulino, hanno vinto il Palio Santo Stefano e vogliono ancora vincere. Due minuti e mezzo. Questo è quello che gli ho chiesto e questo è quello che mi hanno promesso. E se non ci riusciranno, sicuramente ognuno di loro lo porterò dentro il cuore e lo dico anche con un nodo alla gola, perché sono ragazzi eccezionali e ognuno di loro si merita un mio abbraccio e un mio applauso. Quindi vorrei ringraziarli proprio pubblicamente. Grazie ragazzi. Hanno fatto le mandate sbagliate, perché hanno fatto la prima mandata, loro hanno mandato su calcio, adesso è mandata la quinta e loro era la quarta di fascia. Già lì il gioco è finito. Però San Marco lotta per il paiotto sicuramente. Dai, pensiamo a noi! La squadra mi ha accettato all'inizio con un po' di perplessità, perché comunque venivo da un altro ambiente, venivo da altre realtà e... Più secca, ci rimbalza, ci riviene addosso, così le va sulle gambe e ce lo ridanno. Deve arrivare secca la botta, ragazzi, perché questa è la solita botta e si dà quando si fa lo scario con la botta a fila. Andiamo! Oi! Manca 4 giorni a un gioco, manca 2 mesi, Non si può sbagliare queste cose via. Oh! Deve essere secco la volta e subito dopo bisogna rincalzarlo subito, alla morte. Andiamo.
sono di là da nulla, no? Oh, ci sono di là. Attualmente il gioco lo vedo in una luce abbastanza buona, nel senso che a dispetto degli ultimi anni, non l'ultimo o il penultimo, ma negli anni precedenti, c'erano state parecchie carenze sia per la sfilata, sia per il gioco stesso, per l'inquadratura delle squadre. Quest'anno e l'anno scorso sono stati due ottimi giochi e penso che di migliorare qualcosa ci sarà sempre, però così di punto in bianco dire cosa si potrebbe levare e cosa no. Forse un po' di organizzazione in più nel momento che c'è bisogno, non tanto sul ponte, ma nell'organizzazione delle squadre, ecco. Artigiano mio bello! Grande Mattacchino! Nel 1982 è cominciato il gioco del ponte. E io sono, ovviamente, ho cominciato subito a fare il combattente nel Sant'Antonio. Sono stato tanti anni fino a che nel 97 non sono diventato capitano di questa squadra. All'inizio si combatteva anche con quell'altra squadra, ci si prestava. Quando poi siamo venuti fuori dalle squadre chiuse il discorso è cambiato. Si cominciò proprio qui, mi ricordo, io a far combattente. In quella stanzina che c'è dietro c'era un piccolo carrellino e si faceva le nostre piccole allenamenti. Come vedete siamo nella palestra del San Martino, del grande San Martino. Questo è un ambiente dato dal comune di Pontedera e noi si è attrezzato proprio meglio possibile, che è proprio tutto completo di tutto il necessario, sia d'attrezzatura difesistica, sia come carretto, sia come cucina, bagni, spogliatoi, proprio è organizzato molto bene. Perfetto! Quanta pasta buttiamo, Patrizia? 5 kg. 5-6 kg. Dipende quanti sono. È una famiglia di mangioni. Ci si allena benissimo, un bel gruppo, affiatato, determinato, e si può essere solamente orgogliosi di questa squadra. Sono Nico Palla, capitano dei Leoni, edizione 2013, una gran bella squadra, dei grandi ragazzi, ci siamo allenati veramente, veramente bene e quest'anno speriamo di vincere sul ponte. Mezzogiorno ha tutto da poter... tutta una cazzata, cali tutto, perché mi sono intentato, fermo lì. Va bene. 3, 2, 1.
due, uno. Ciao, cazzo. Poi con lui te ne vai. Vado. 3, 2, 1. Mi chiamo Nico Palla, capitano dei Leoni. A chi ascolta di essere la dimensione suona.